San Genesio era un attore romano che, dopo uno spettacolo di satira di fronte a Diocleziano, mal digerito, subì un atroce martirio. La sua festa si celebra il 25 agosto, ricorrenza anche di altri due santi di nome Genesio, il vescovo di Arles e il vescovo di Brescello, il paese di Don Camillo. Ma il monte di San Genesio, 832 metri sul livello del mare, è una vetta, si fa per dire, delle Prealpi Luganesi, in provincia di Lecco, che sovrasta i territori brianzoli di Giovenzana e di Cagliano. Dalla sua sommità si gode di una vista favolosa sulla Brianza, sul parco di Montevecchia e della Valle del Curone, sui laghi di Annone e Pusiano, sulle Prealpi e sulla città di Lecco. La gente ci viene a camminare, a rifocillarsi nei pressi della capanna degli alpini del gruppo Campanone o per dare un'occhiata all'eremo sullo sfondo di un paesaggio che, nelle giornate terse, spazia dal Resegone fino ai grattacieli di Milano. Qualcuno ipotizza che qui, in un passato remoto, possa esserci stato un tempio dedicato a Giove o a Giano Bifronte, in seguito soppiantato dalla cappella Sancti Genexii in Monte Suma, fondata niente di meno che dalla regina Teodolinda intorno al VII secolo. Tutte tesi senza fondamento. Nel 1449 si registra che un'avanguardia veneziana, intercettata dalle milizie sforzesche, vi si fosse asserragliata per resistere alla cattura e a un destino truculento. Nel 1591 Martino da Lucca, frate dell'ordine agostiniano, si stabilì a Cagliano e si installò nella chiesa di San Genesio, dove, a beneficio dell'ordine, eresse anche un adeguato ricovero per i frati. Gli agostiniani rimasero fino al 1770, quando gli austriaci soppressero il convento. Rimasto vacante per circa un secolo, nel 1863 i camaldolesi ricostruirono convento e chiesa, dedicandoli però a San Giuseppe. Alla partenza dei frati nel 1940, la famiglia Cattaneo di Oggiorno se ne prese cura, conservandolo in discreto ordine fino ai nostri giorni.